Il ritorno all'esame di Stato nel post-Covid è un ritorno ad una normalità con prove scritte ed orali. E la notte prima degli esami, di fatto vissuta con grandi aspettative e tante emozioni, non solo dagli studenti, ma anche dai docenti. Del resto la scuola è un vero baluardo ed è quel legame indissolubile che forma uomini e donne, che segna un percorso di vita importante, di reale costruzione del futuro. Non solo un'istituzione presente, ma un vero valore forte. Ed è proprio tra i banchi di scuola che si forma il carattere, la personalità, nel rapporto con i compagni e con i docenti. E parlando proprio con gli insegnanti, viene fuori quel rapporto con i genitori ed anche il rapporto con i voti. Io credo che sia fondamentale comprendere che le loro emozioni si trasferiscono in noi e io sono emozionata quando uno dei miei alunni deve affrontare la prova di maturità, conoscendo anche le difficoltà di qualche alunno oppure le aspirazioni degli altri alunni. È complesso anche per noi. È una notte prima degli esami anche per me. Quest'anno la vivo da presidente di commissione. Per la prima volta ed è difficile non essere emozionati. Non dobbiamo dimenticare di avere un'etica. Noi siamo docenti e dobbiamo restare stabili perché i ragazzi devono poter contare su di noi. Poi verso i ragazzi, perché in qualche modo tu cerchi comunque di aiutarli, sempre e comunque. Gli anni di Covid sono stati difficili da un certo punto di vista. Dall'altro, per quanto riguarda l'esame di maturità, sembrava quasi una banalizzazione della maturità per alcuni, senza rendersi conto che in realtà comunque costruire un percorso fatto solo di un colloquio negli anni pieni del Covid 19-20 e 20-21 non era semplice per i ragazzi, per ragazzi che ascoltavano lezioni online, senza avere il contatto umano con i compagni, con il docente, senza che noi potessimo sostenerli in maniera diversa. Lo scorso anno è ritornato all'esame con le due prove scritte, ma la seconda prova scritta era preparata dalle scuole. Adesso no, le due prove scritte sono ministeriali, tranne per i professionali, perché c'è un nuovo ordinamento per i professionali, ma l'emozione c'è, è tanta per tutti e c'è anche questo desiderio di serietà. Oggi c'è stata una riunione a livello distrettuale per tutti i presidenti di commissione e ci hanno raccomandato questo, serietà, affrontare serenamente ma seriamente gli esami. E alcuni sono molto incerti sul loro futuro. Qualcuno addirittura deve ancora decidere dove vuole iscriversi all'università, pensando che molti talk oggi già sono stati effettuati o devono essere effettuati per la metà di luglio, è difficile pensare a un ragazzo che non abbia le idee chiare sul suo futuro. Però ci sono tanti e hanno bisogno della sicurezza da parte dei genitori e da parte degli insegnanti che li possono, come dire, sempre aiutare. Genitori, i ragazzi non sono il voto. Il ragazzo prende 6, è un bellissimo ragazzo, un bravissimo ragazzo, pieno di energie, pieno di idee. Non è detto che la sua valutazione equivalga al suo essere persona. Questo deve essere fondamentale. Poi i ragazzi che studiano, che lavorano tanto, devono essere premiati. È giusto che vengano premiati per il lavoro che svolgono.